direttore, fin quando si è visto è stata una bella partita, possiamo dire dominio assoluto del Matera nei primi 20 minuti, poi la Juve Stabia è uscita bene fuori, soprattutto con Del Sante che ha avuto quell'occasione che è sembrato proprio la scossa per la squadra e poi un gol da rivedere più volte, fin quando si vedeva si è visto davvero un bellissimo gol di Capodaglio. Sì, partiamo dalla fine, dal bel gol di Paolo, che un ragazzo che poi non a caso il capitano è che... Anzi, merita sì, tutto. Ovviamente una gara condizionata anche dalle condizioni atmosferiche, non a caso abbiamo tentato di chiedere l'anticipo perché penso sia inconcepibile in questo periodo dell'anno soprattutto organizzare gare in notturna in determinate regioni del nostro territorio e quindi abbiamo pensato di chiedere, però diciamo senza far polemiche è meglio soprassedere e parlare di una partita dove si è giocato purtroppo per 37 minuti, ci sarà il tempo di recuperarla, la Lega deciderà quando recuperarla, augurandoci che venga ripetuta alle 14:30. Addirittura a proposito di questo, era impossibile giocarla domani a livello federale oppure si sa già su per giù una data dove è possibile inserire la partita? Diciamo, quando capita una cosa del genere ci sono anche dei problemi logistici, quindi si è giocato alle 20:30 adesso, quindi sarebbe anche l'impossibilità di organizzarsi subito per giocare domani. Quindi penso sia ovvio che si venga presa la prima data utile. Penso che siccome quest'anno a dicembre ci sono anche dei turni infrasettimanali, penso che la data utile potrebbe essere quella del 14 o 13 di dicembre o addirittura gennaio, però sarà la Lega a decidere quando recuperarla. Mi sa che entro 15 giorni però la data deve essere ripetuta, quindi ripresa più che ripetuta perché poi si ripartirà dal 37esimo. Ecco, infatti adesso c'è data la conferma, avevamo il dubbio se il regolamento era rimasto ancora quello lì precedente. La Lega Pro si è equiparato a quello della Lega A e Lega B, quindi si ripartirà dall'1-1, quindi Capodaglio non perderà il gol che ha fatto. Ecco, questo ovviamente ci fa piacere per Capodaglio. Ecco, però oggi possiamo dire ancora una volta, nonostante la distanza, nonostante l'orario tardi, Castellammare ha risposto, oggi c'era un bel gruppo di tifosi che è venuto qui. È sempre superfluo parlare sì. di queste cose perché mai come quest'anno c'è ancora più attaccamento, ma ce n'era dallo zoccolo duro anche nella passata stagione quando annaspavamo nei bassi fondi della classifica, quindi per noi che siamo stabilisi questo è un motivo d'orgoglio e non è una sorpresa, magari lo può essere per chi pensava che il popolo stabilese fosse un popolo della festa, no? Però ci sono anche chi partecipa nel bene e nel male alle manifestazioni e noi per fortuna quest'anno stiamo facendo un ottimo campionato.